Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno del volere divino. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitoli 31 e 32, 27 e 28 gennaio del 1900. Continuo a restare quasi priva del mio dolce Gesù. La mia vita viene meno per la pena. Mi sento un tedio, una noia, una stanchezza della vita. Andavo dicendo nel mio interno, oh, come si è prolungato il mio esilio. Oh, quale felicità sarebbe la mia se potessi sciogliere i legami di questo corpo e così l'anima prenderebbe il libero il volo verso il mio sommo bene. Un pensiero mi ha detto: e se tu vai all'inferno? Ed io, per non chiamare il demonio a combattermi, subito mi sono sbrigata col dire: bene, anche dall'inferno manderò i miei sospiri al mio dolce Gesù, anche lì voglio amarlo.
Mentre mi trovavo in questi pensieri ed altri, che sarebbe troppo lunga la storia a ridirli tutti, l'amabile Gesù per poco tempo si è fatto vedere, ma in un aspetto serio, e mi ha detto: "Non è arrivato ancora il tuo tempo." Poi, con una luce intellettuale, mi faceva comprendere che nell'anima tutto deve essere ordinato. L'anima possiede tanti piccoli appartamenti dove ogni virtù prende il suo posto. Sebbene si può dire che una sola virtù contiene in sé tutte le altre e che l'anima possedendone una sola viene ad essere corredata da tutte le altre virtù, ma con tutto ciò sono tutte distinte tra loro, tanto che ognuna tiene il suo posto nell'anima. Ed ecco che tutte le virtù hanno il loro principio dal mistero della Sacrosanta Trinità, che mentre è uno sono tre distintamente e mentre sono tre è uno. Comprendevo pure che questi appartamenti nell'anima sono pieni o di virtù o del vizio opposto a quella virtù, e se non c'è nella virtù nel vizio restano vuoti. A me pareva come una casa che contiene tante stanze, tutte vuote, oppure quelle stanze, chi piene di serpi, chi di fango, chi ripiena di qualche morbide pieno di polvere, chi oscura. Ah, Signore, solo voi potete mettere in ordine la povera anima mia. Continua ancora lo stesso. Questa mattina Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa. Dopo tanto tempo, pare che ho visto Gesù con chiarezza. Ma mi vedevo tanto cattiva che non ardivo dire una sola parola. Ci guardavamo, ma in silenzio. In quegli sguardi, a vicenda, comprendevo che il mio buon Gesù era ripieno di amarezze, ma non ardivo dire versatele in me. Lui stesso si è avvicinato a me ed ha incominciato a versarle. Ed io, non potendo contenerle, come ricevevo, le gettavo per terra. Lui mi ha detto: "Che fai? Non vuoi partecipare più alle mie amarezze? Non vuoi darmi più sollievo nelle mie pene?" Ed io: "Signore, non è la mia volontà, non so io stessa che cosa mi è avvenuta. Mi sento tanto ripiena che non ho dove contenerle. Solo un vostro prodigio può più allargare il mio interno e così potrò ricevere le vostre amarezze." Allora Gesù mi ha segnato con un segno grande di croce ed ha versato di nuovo. Così pare che ho potuto contenere le sue amarezze amarissime. E dopo ha soggiunto: "Figlia mia, la mortificazione è come il fuoco che fa disseccare tutti gli umori. Così la mortificazione dissecca tutti gli umori cattivi che ci sono nell'anima e la inonda di un umore santificante in modo da far germogliare le più belle virtù." Bene, queste due sezioni contengono degli insegnamenti assai importanti per quanto concerne la vita di santità e la vita interiore. Sono veramente estremamente profondi, per cui approfondirli, proprio approfondirli, richiederebbe dei tempi assolutamente debordanti rispetto a quello possibile per una meditazione. Si potrebbero fare diverse catechesi su ciascuno di questi due capitoli. Quindi, come sempre, faremo qualche considerazione utile a mettere in moto la nostra preghiera, che poi ovviamente deve essere personalizzata ed applicata alle nostre singole situazioni. Allora, c'è anzitutto un piccolo prologo dove Luisa manifesta, diciamo così, il suo desiderio di essere unita con il Signore. È un prologo che ha attinenza con quello che poi Gesù dirà. E questa è una cosa tipica delle anime che hanno esperienze straordinarie, però, ecco, se uno fa attenzione, ecco, il volersene andare via il più presto possibile per stare con il Signore non è un pensiero molto ordinato, anche se ha una sua bellezza agli occhi dell'Altissimo, no? Nel senso che Gesù, la Madonna, Dio stesso vogliono essere oggetto dei nostri desideri più ardenti. Nel senso che noi non dovremmo pensare ad altro che a loro, non dovremmo desiderare altro che loro e non dovremmo desiderare altro che il cielo. Questo sì. Ecco, il problema è il come desiderarlo. E noi dobbiamo desiderare di andare in cielo, come Gesù poi risponde a Luisa, quando sarà il tempo in cui la nostra missione è finita.
Prima possiamo soltanto offrire al Signore i nostri desideri, ma sempre ordinati. E qui introduce il tema che Gesù approfondisce. Ordinati significa che se dipendesse da me, se fosse tua volontà, per il bene infinito che rappresenti, per il fatto che meriti di essere amato, per il fatto che tu sei il fine della mia vita, noi siamo stati creati per Dio, non per le cose piccole di questo mondo, io vorrei venire subito con te. Ma se altra è la tua volontà, se ho ancora una missione da compiere, se ho molto da servirti, se ho molte virtù da esercitare, molti peccati da riparare, molti altri da espiare, e molti peccatori da convertire, molta gloria da darti, allora io resto qui e resto qui anche 200 anni, se tu vuoi, e resto qui anche tra le pene più grandi dell'inferno, e resto qui anche, ecco, offrendo, diciamo così, nella situazione in cui stava Luisa, la sofferenza, la tribolazione di non avere la tua presenza sensibile, che per queste anime, l'abbiamo già visto tante volte, è uno stillicidio impressionante, la più brutta penitenza che possano vivere, non paragonabile a nessuno di tutti quanti i tormenti dei martiri. Poi c'è la parentesi dell'inferno, e qui c'è la carità di Luisa che a seconda dei desideri del cuore, ma purtroppo una delle cose che all'inferno non si può fare, purtroppo, ed è per questo che lo rende ancora più orrido, è amare Dio. All'inferno il termine amore non esiste, e meno che mai esiste verso Dio, insomma, che tra tutti quanti gli oggetti di odio è il numero uno, purtroppo. Poi Gesù, ecco appunto, abbastanza serio, dice, ecco, non è arrivato ancora il tuo tempo, cioè siamo nel 1900, Luisa è partita intorno al 41-42, ha voglia ancora quanto ce n'aveva, insomma, no? Pensiamo che ancora non aveva ricevuto il dono della divina volontà, quindi pensate quanto ancora ce n'aveva da fare, no? Ecco. Ovviamente lei non si immaginava neanche lontanamente tutto quello che sarebbe successo in seguito, eppure, a quello che abbiamo imparato, meditando, cioè, questi primi due volumi, perché questo non stiamo neanche a un terzo del terzo volume, è che già, insomma, stava abbastanza avanti nella via della santità, no? Un matrimonio mistico alle spalle, insomma, già celebrato, la confessione di 7 ore fatta con Gesù, e la partecipazione alle sue sofferenze, anche qui di nuovo abbiamo riascoltato quando Gesù gli versava in bocca le sue amarezze, le crocifissioni, le incoronazioni di spine, lo stato, quindi erano già tante cose, no? Quindi il vedere Gesù praticamente, non dico tutti i giorni, insomma, ma quasi, no? Quindi stava già abbastanza inoltrata, ma non poteva immaginare il resto che ci sarebbe stato. Quindi il desiderio del cielo va esercitato in maniera ordinata, come tutte le virtù. Luce intellettuale mi faceva comprendere che nell'animo tutto deve essere ordinato. Queste luci intellettuali, invito a riflettere, sono esperienze che in base alla disposizione dell'anima tutti possono avere, perché insomma nostro Signore si compiace di, perché queste sono estremamente fruttuose e santificanti. Cioè, vedere Gesù, stare a contatto con Lui, certamente ti riempie il cuore di amore, di gioia, e l'aumento dell'amore di Gesù causa, come dire, necessariamente, se è autentico, un aumento delle virtù. Però la luce intellettuale invade completamente l'anima e, come dire, fissa nella nostra intelligenza, nella nostra memoria, dei dati fondamentali, che comprenderli bene senza questa luce è un'operazione un pochino più complicata, no? Nell'anima deve essere tutto ordinato e fa la splendida immagine dell'anima come se fosse una casa. O tanti piccoli appartamenti distinti, oppure proprio una casa, d'accordo? Immaginiamo come è fatta una casa. Immagine nota nella mistica, no? Santa Teresa descrive l'anima appunto come un castello. L'immagine di una casa, se noi ci pensiamo, fa comprendere qualcosa. Allora, la casa è una, d'accordo, ma è distinta in vari vani. Ecco anche qui l'esempio che fa, no? La Trinità è una, ma è distinta in tre persone, però queste tre persone formano un solo Dio. Ecco, quindi una casa è una, però immaginate una casa, la casa ha degli elementi essenziali.
so, la camera da letto, la cucina, il bagno e un posto dove, una sala da pranzo, insomma, no? Questo è proprio l'essenziale, insomma, di una casa. Ciascuna di queste stanze ha la sua funzione. Cioè, se io andassi a mangiare in bagno, apparecchio, chiudo la tazza del water, ci metto sopra la tovaglia e mangio, certo, pure va, eh. Fa tutto, insomma. Però, insomma, non sarebbe una cosa fatta bene. Così come se vado a fare i bisogni in sala da pranzo, dentro il lavandino della sala della cucina, fa tutto, insomma, no? Ma chiunque capirebbe, insomma, che è una cosa fatta malamente, no? Giusto? Ecco, stessa cosa, insomma, se accogliessi gli ospiti in camera da letto, per carità, cioè, quindi stanno al coperto, ci cioè stanno riscaldamenti accesi, meglio che in mezzo alla strada, ma insomma, accogliere gli ospiti, si accolgono in salotto, si accolgono in camera da letto. Adesso, questi sono esempi sciocchi, no? Banali, se vogliamo. Però, cioè, numero uno, ogni vano della casa c'è la sua funzione. Numero due, per funzionare devono starci, insomma, gli attrezzi indispensabili, no? Perché, insomma, se nel bagno c'è sto posto soltanto il WC, c'è qualcosa, insomma, ma ci manca il lavandino, ci manca la doccia, ci manca il bidet. Anche se in alcune zone del mondo l'ultimo accessorio non c'è, insomma, che è una cosa un po'. Ecco, così come ci sono tutti quanti gli elementi essenziali di ogni ambiente, no? Ecco. Poi ogni ambiente deve essere pulito e ordinato. Chiaro che poi una casa si può anche arricchire di vari accessori, ci cioè può essere un vano dedicato, per esempio, allo studio. Lo studio privato, ci può essere un vano di una casa dedicata a una cappella, se è una casa molto grande, il luogo della preghiera, poi ci può essere il ripostiglio, poi ci può essere la stanza dove c'è sta, che ne so, la lavatrice, il rubinetto per lavare i panni a mano, il tavolo da stiro, che ne so, io non è che sono molto casalingo, no? Ecco, ci può stare sia la sala da pranzo che il cosiddetto tinello, d'accordo? Quindi ci sono varie ulteriori articolazioni, no? Per cui si passa dall'essenziale al, che può essere un bel giardino esterno, il terrazzo, insomma, tutte queste cose, no? Ora, tutte queste immagini, come sempre si procede nelle cose spirituali, sono immagini materiali che devono farci pensare che per la nostra anima è la stessa cosa, identico. E se non c'è ordine dentro di noi, e nell'esercizio delle virtù, non c'è vera santità. Cioè, le virtù sono tante. Cioè, se uno già, per esempio, è su questo, chiaramente noi dobbiamo fare un pochino di formazione. Io ho scritto molto, io ho parlato molto di queste, no? Di queste cose. Perché o ci sta la virtù o ci sta il vizio opposto. Fede, speranza e carità, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Per ognuna di queste virtù, ci sono i vizi contrari. Insomma, i sette vizi che ha queste cose dobbiamo saperli, eh. Superbia, avarizia e lussuria, ecco, d'accordo? Ira, invidia, accidia e gola sono i sette vizi capitali. Ciascuno di questi è esattamente opposto alla virtù corrispondente, d'accordo? E quindi se non c'è sta la virtù, c'è sta il vizio contrario, oppure tutte le immagini che vengono fatte, no? Addirittura il vuoto, insomma, cosa un pochino più rara per la verità. Ci possono stare stanze piene di serpi, piene di fango o piene di qualche mobile pieno di polvere. Chiaro che sono immagini queste qui, no? Stanze piene di serpi, i serpi sono i vizi, d'accordo? Il fango è, come dire, è l'impastamento, insomma, sono con tante cose mondane, d'accordo, o molto molto umane, d'accordo. La polvere, il mobile pieno di polvere, è l'immagine di una virtù completamente trascurata e poco esercitata, sono le immagini delle anime che non curano la vita interiore. Quindi sono tutte quante immagini. Le virtù devono essere presenti tutte, d'accordo. Ecco. La carità, per esempio, che era più grande, la carità verso Dio non c'ha limiti, ecco, però c'ha delle forme di esercizio
consone. Adesso è impossibile, come accennavo, approfondire dettagliatamente questi temi, no? Ecco, però l'amore di, per esempio, una persona del mondo che volesse esercitare l'amore di Dio come lo esercita un monaco, questa è virtù disordinata, d'accordo? Non deve essere fatta. Così come un monaco che volesse esercitare la carità fraterna come un missionario non va bene, non è compito suo. Io ritengo, l'ho detto in tante catechesi, che uno dei guai più grossi oggi che ci stanno è che c'è una diffusione estesa di disordini, d'accordo? Qui a tutti i livelli, i preti che si pensano che diventare moderni significa fare i laici, apparire come laici e fare cose da laici, i laici che pensano che la promozione del laicato sia andare in chiesa e fare tutti quanti i compiti clericali, leggo il Vangelo, divento diacono, faccio la comunione, faccio questo, faccio quell'altro, se più sto in sacrestia meglio è, d'accordo? Le donne che fanno a gara. Io adesso non voglio chiaramente a diventare uguale agli uomini e quindi sono evolute se possono sostituire in tutto e per tutto gli uomini, d'accordo? E poi gli uomini che fanno a gara a fare le donne che fanno i casalinghi, queste cose qui, no? Adesso questi sono esempi grossolani, banali, che non vogliono certamente, sono esempi, quindi sono tutti quanti discorsi, questi qui andrebbero ovviamente ben compresi e ben circostanziati, no? Però. E anche una società funziona se è ordinata, cioè se ognuno fa bene il proprio compito. E noi dobbiamo fare attenzione, cioè la vita interiore non è fatta di soltanto una virtù, capito? Sono tante le virtù e vanno esercitate tutte a tempo, luogo e modo opportuno, ricordando sempre i discorsi dei giorni passati che oggi avremo una novità con una nuova virtù, che l'umiltà e la carità devono essere la base e la forma di ogni virtù. Perché se non c'è l'umiltà che, come dire, è il punto d'appoggio delle virtù che vengono praticate appunto in maniera umile, quindi senza voler pesare, prevalere o aprire gli occhi degli uomini e esercitate soltanto per amore di Dio, che è la carità, o per il bene sincero del prossimo, non hanno nessun valore agli occhi dell'Altissimo. Poi c'è un'altra cosa importante, ecco, c'è un humus, c'è un concime, oggi Gesù ci ha detto, dove le virtù germogliano, fioriscano e crescono, che è un aspetto fondamentale della vita interiore, che è la mortificazione, termine oggi, come dire, caduto abbastanza nel dimenticatoio. O addirittura non nel dimenticatoio, ecco adesso uso uno strafalcione voluto, ma nel disprezzatoio, cioè non soltanto me ne dimentico, ma se lo sento nominare, c'ho un moto, come dire, di ripugnanza. Che sono questi discorsi adesso? Ancora stiamo a parlare di queste cose, ecco, a rievocare insomma forme di spiritualità arcaiche, obsolete, anacronistiche del passato, eccetera, eccetera. La mortificazione universale, tra l'altro, così la chiamano i maestri, è indispensabile alla crescita delle virtù. Gesù dice chiaramente, è come il fuoco che fa disseccare tutti gli umori, quindi brucia i vizi, gli umori cattivi che ci sono nell'anima, e la inonda di un umore santificante, in modo da far germogliare le più belle virtù. Ora, ricordiamo sempre che la mortificazione ha due modalità di distinzione, si distingue la mortificazione in volontaria e involontaria, e esterna o interna, oppure dei sensi o dello spirito, come uno preferisce. La mortificazione è volontaria quando l'anima volontariamente si mortifica. È involontaria quando l'anima riceve da Dio una mortificazione, direttamente o attraverso l'ausilio delle circostanze della vita o delle creature, non esclusi i peccati delle creature, che Dio non vuole, ma che a volte permette ed usa per mortificare i suoi servi. Poi c'è la mortificazione appunto esterna o dei sensi, e queste sono tutte quante le pratiche di mortificazione sensibile, che toccano i nostri sensi o che toccano i nostri soldi, tanto sensi e soldi è sempre la stessa cosa, d'accordo?
D'accordo? Che sono l'elemosina, il digiuno, tutte le forme di mortificazione sensibile possibile e immaginabile, mortificazione degli occhi, dell'udito, della lingua, il silenzio, no? Del tatto, quindi, eccetera. E poi c'è la mortificazione interiore. Tutte queste qui sono volontarie e involontarie. La mortificazione interiore è quando ti mortificano, ti umiliano, ti parlano male. Non ti vogliono bene, sono ingrati, sono sgarbati, sono scortesi, eccetera, eccetera, no? C'è una mortificazione interiore volontaria, molto difficile da praticare, quando l'anima pratica volentieri appunto il distacco, quindi si stacca lei volontariamente anche quando arrivassero da consolazioni, da cose di questo genere, per esempio l'assenza di Gesù è la forma più raffinata di mortificazione spirituale, anche quando è vissuta in termini soprannaturali, così come quando è vissuta in termini naturali, purché questa cosa in termini ordinari non sia dovuta, non sia dipendente, e questo dobbiamo fare sempre molta attenzione perché i maestri di spirito sono chiari. Se tu perdi il fervore sensibile, non è affatto detto che il Signore ti stia provando, bisogna vedere cosa tu stai facendo. Perché se tu c'hai altro al posto suo nel cuore, Gesù non ci viene dentro il cuore tuo, sta proprio tranquillo. Cioè, se tu gli dai il primo posto, lui si mette al primo posto. E quando, diciamo così, non si fa vedere, come nel caso di Luisa, scompare, lo fa per provarti, per farti esercitare il desiderio, per chiederti questa suprema mortificazione. Ecco, ma prima di frettolosamente dire questo, chiediti bene chi c'è nel tuo cuore. Per chi vivi, per chi fai le cose, perché se non c'è, non sai, fai per Gesù, tu Gesù non lo senti manco per niente, d'accordo? Cioè, Gesù ti lascia con le creature che tu hai scelto che ci fossero. Allora, la mortificazione, per una persona che vive nella divina volontà e che sente queste cose, la mortificazione è il pane quotidiano, quindi non c'è vita di santità senza la mortificazione anche volontaria, per la quale è sempre bene chiedere consiglio, confrontarsi con il confessore ordinario o, per chi ce l'ha, con il padre spirituale. Teniamo sempre presente che un cammino di santificazione seria non può essere condotto in totale solitudine, quindi bisogna pregare al Signore che almeno un confessore fisso ce lo dia, basta al quale chiedere qualche consiglio, che sia un uomo di Dio. Una persona prudente, saggia e santa possibilmente, soprattutto diceva Santa Teresa, dotta, ecco, quindi che dotta non vuol dire che sia un saccente, insomma, dotta significa che sia esperto nelle cose di nostro Signore, che conosca bene la dottrina della Chiesa, i principi della spiritualità, i principi della ascetica, i principi della morale, se noi facciamo il cieco che guida un altro cieco, d'accordo? Che abbia un pochino di esperienza, insomma, quindi che sappia, come dire, distinguere, conoscere le anime, quindi valutare i tipi di percorsi che sono differenziati, perché molto dipende anche dal temperamento della persona, dalla sua situazione, dal suo stato, diciamo così, no? Di salute globale, diciamo così, di fragilità o di instabilità psicologica. Sono tantissime cose che interagiscono in questo. Però indubbiamente, in linea di principio, in linea generale, la mortificazione è indispensabile. Quindi è compito di chi desidera entrare nella divina volontà e crescere nelle virtù, farsi attento, perché il Signore non manca di farci arrivare mortificazione di tutti i tipi, anche quelle sensibili, perché se per esempio fa caldo, che era una mortificazione sensibile, se io passo il tempo del caldo a sbuffare, a dire quanto fa caldo, subisco quella sofferenza senza nessun merito. Se io taccio e non sto sempre a dire fa caldo, sempre a lamentarmi, dentro il mio cuore dico: Signore mio, soffro per questo caldo qui, ma te lo offro, ecco, questa cosa ci avrà un valore. Stessa cosa vale per il freddo, per esempio, le cose legate alle contingenze atmosferiche, no? Della vita. Poi c'è la mortificazione continua che possiamo fare ogni giorno, che è la mortificazione della gola. Cosa mangiamo, quanto mangiamo, quando mangiamo, come mangiamo. Anche qui, se
Se ti invitano a pranzo, lì c'hai l'occasione di fare la mortificazione involontaria, se c'è qualcosa che non ti piace tanto, te la mangi lo stesso, se non è ben condita, stai zitto e te la mangi uguale, d'accordo? E invece se tu puoi scegliere tu di omettere un certo condimento, una certa cosa, di fare qualche volta il digiuno, insomma, lo capiamo, no? Ecco, così con le mortificazioni interiori, ci sono quelle volontarie che ti stai zitto quando ti verrebbe da rispondere. Non rispondi, non ti difendi quando viene accusato, non dai le occhiatacce, ecco, quando qualcuno, perché non c'è soltanto da rispondere. Noi abbiamo una mimica esteriore che è molte volte molto più eloquente di un'eventuale risposta, no? Tratti bene chi ti tratta male, ti sforzi continuamente di essere dolce, gentile, affabile verso tutti, sia che se lo meritano, sia che non se lo meritano. Ti sforzi di mantenere sempre la calma e la pace interiore, queste sono tutte mortificazioni interiori, volontarie, che dipendono da te. Ecco, quindi c'è dentro questo crogiolo continuo, perché la mortificazione è uno stile, diciamo così, continuo della vita cristiana, che può essere conservato anche nel sonno, insomma, no? Perché uno può anche qualche volta, non lo so, se gli viene qualche santa ispirazione, dormire un pochino scomodo, non dico insomma come San Francesco d'Assisi, insomma, che dormiva su una pietra, se lo si vede all'eremo delle carceri, aveva come cuscino uno splendido, ecco, ultra modernissimo cuscino Pietrex, si chiama questa marca modernissima, e quindi non dico di aggiungere a tanto ardore, insomma, a tanto zelo, insomma, però quindi è uno stile. Ma bisogna assolutamente togliersi dalla testa, come qualcuno va cianciando, insomma, in giro, che sono soltanto chiacchiere, che si possa diventare santi senza la mortificazione, o addirittura che si entri nel regno della divina volontà senza la mortificazione. Cioè, io non mi stancherò mai, insomma, di ripetere, attenzione, perché qui circolano tante, cioè, il regno della divina volontà è un andare oltre qualcosa che già c'è, non è uno scavalcarlo, cioè non è, come dire, la via scontata, d'accordo? Cioè tutto quello che i santi hanno conquistato a forza di sputasangue, a forza di sofferenza, perché la mortificazione è un travaglio, cioè tu lo prendi, schiocchi il dito e ti arriva. Cioè, questo non esiste proprio, questo qui, d'accordo? La vita di Gesù e di Maria non è stata così, d'accordo? Non è stata così. Certo, la mortificazione sarebbe stata non utile, qua allora l'uomo fosse rimasto nello stato della giustizia originale, ma anche Gesù e Maria, che appunto sono venuti a redimerci, sono venuti a redimerci, San Paolo dice, in un corpo simile a quello del peccato, cioè certamente loro non avrebbero dovuto né soffrire né fare nulla, e non lo facevano per sé, ma lo facevano per noi, ma l'hanno fatto, capite? Quindi noi però non siamo come Gesù e Maria. E anche se entreremo, come speriamo, nel regno della divina volontà, e se avremo la grazia di recuperare molte cose perdute dai nostri progenitori, stiamo tranquilli che fino a quando siamo in questo mondo, il capitolo mortificazione sarà da tenere aperto usque ad mortem, d'accordo? Non sarà da finire mai. Quindi, perché senza questo, tutte le belle virtù che costituiscono il tessuto, cioè l'essenza della santità, perché essere santi significa praticare le virtù cristiane in grado eroico. Questa è la santità. E nel regno della divina volontà questa è la santità e altro, d'accordo? Quindi tutto quello che si impara dagli scritti di Luisa, ma questo non è escluso. E se tu non sei mortificato, le virtù non germogliano e non crescono. Quindi questo sia ben chiaro, crescono soltanto virtù false o virtù apparenti o addirittura vizi. E per una persona che è un pochino esperta delle anime, non ci vuole niente. Quando vede un'anima, quando vede una persona, a discernere se questa è veramente una persona che sta camminando nella santità, se è una persona che è illusa di camminare nella santità o addirittura sta camminando malamente, ecco, verso una via che è l'opposto della santità, magari anche ulteriormente illudendosi ancora più gravemente
che stia camminando su una strada buona. O Santa Vergine Maria, ecco, San Luigi Monforte ricorda tra le tue prime 10 virtù nel Trattato della Vera Devozione quella della mortificazione universale, mortificazione universale che significa nient'altro che di tutto, quindi di ogni tipo di mortificazione, quindi interna ed esterna, volontaria e involontaria, in cui sempre eri radicata e eccellevi ed era esercitata. Ecco, certamente noi non siamo più grandi di te, assolutamente, quindi a maggior ragione dobbiamo entrare in questo mondo che è certamente un mondo travagliato, diciamo così, ecco, ma che, come dice, il momentaneo leggero peso della tribolazione, dice San Paolo, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, e non solo di gloria dopo, ma anche di gioia qui. Perché in questo travaglio della mortificazione abbiamo sentito crescono e germogliano tutte le virtù. Tante volte tu hai esortato nei tuoi messaggi pubblici riconosciuti alla penitenza, alla mortificazione, al sacrificio, al digiuno. Quindi non certo perché, ecco, tu con il tuo cuore materno se potessi risparmiarcele tutti, tutte ce le risparmieresti, però sai che sono necessarie e quindi a queste ci esorti e ottienici la grazia di poterle vivere tanto quanto riusciamo e possiamo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.